Archiviato il derby con l'Akragas, rinvigorita la classifica con i 3 punti del Parmonval, la Profavara torna tra le mura amica, domenica un altro derby con lo Sciacca per proseguire quel cammino verso la vetta del campionato e sicuramente per rinsaldare il podio. Mister? Sì, era importante ripartire dopo la sconfitta immeritata con l'Akragas, credo che i ragazzi hanno risposto abbastanza bene sabato a Palermo su un campo difficile, campo quasi impraticabile, e c'è stata veramente una bella reazione. Adesso ritorniamo fra le mura amiche, abbiamo un'altra partita importante contro lo Sciacca, una squadra attrezzata, una squadra che viene da una sconfitta interna e quindi sicuramente cercherà in tutti i modi di metterci in difficoltà, però noi dobbiamo continuare a riprendere il cammino che abbiamo lasciato 2 settimane fa. È una partita importante per la classifica e noi dobbiamo fare di tutto a fare più punti possibili da qui al fine campionato. Come al solito sabato mattina allenamento di rifinitura, che indicazioni le hanno dato i ragazzi? Ma io da tanto tempo solo indicazioni positive. I ragazzi stanno tutti bene, hanno tanta voglia a tutti di giocare, quindi sono costretto a fare delle scelte. A volte mi dispiace anche lasciare qualcuno fuori, però loro sanno che sono tutti importanti e quindi c'è bisogno di tutti da qui a fine campionato. Un campionato che naturalmente è ancora un po' incerto, anche se Akragas e Nizza e Enna stanno un po' in avanti. Profavara indietro per arrivare dove? Ma noi dobbiamo fare più punti possibili, anche perché adesso sono 7 punti dalla seconda, dalla prima, diciamo, e quindi dobbiamo cercare un attimino di accorciare un po' la classifica per cercare di arrivare nella migliore posizione possibile. E quindi da qui a fine campionato ci sono queste 6 partite, sono tutte partite importanti e noi le dobbiamo fare tutte in maniera come se fosse una finale, perché dobbiamo fare più punti possibili. E sia l'Akragas che la Profavara hanno in casa l'Enna, un elemento delle partite determinanti. Sì, sicuramente sono partite determinanti, poi sono scontri diretti, squadre attrezzate per fare bene, per vincere il campionato, però io non sottovaluterei tutte le altre partite, perché se adesso guardiamo un po'.